Io e Michele ci siamo conosciuti un giorno all'ANFAS, dove mi è stato spiegato come dovevo comportarmi con lui, e me lo ricordo che mi viene vicino e mi guarda, rimane fisso a guardarmi, come se sapesse già che tra me e lui poteva nascere un'amicizia. Siamo stati insieme per qualche ora e da lì siamo diventati subito amici. Io e Michele andiamo in palestra, usciamo, ci facciamo passeggiate e quando Michele entra in palestra è sempre festa. Ci sono, oramai tutti lo conoscono e lui è da sorrisi, da gioia a tutte le persone che ci sono. Poi, dopo che ha fatto merenda, con calma, piano piano, va sul tapis roulant e comincia a camminare. E è arrivato a un traguardo di 9 km in un'ora. Ed è fantastico. Mamma Carmela e papà Matteo lo portano ogni anno ad Asiago, insieme anche, è già capitato con l'ANFAS di Vasto, ed è capitato anche che io ho visto con i miei occhi Michele che scendeva con gli sci e dietro di lui aveva il suo insegnante. Sì, è bravissimo anche nello sciare. Michele va anche sui pattini e quando non andiamo in palestra oppure facciamo le altre attività tipo il gioco del silenzio, Michele usciamo nelle belle giornate e andiamo a passeggiare, mentre io cammino lui mi è accanto e va sui pattini. Il caregiver è un ragazzo, una persona che aiuta il ragazzo autistico nelle sue attività, lo aiuta nel, come abbiamo detto prima, nelle attività, nella corsa, nei pattini, gli sci, e in più è un amico, è quell'amico che si prende cura di lui. Il messaggio che voglio lanciare a tutti è di non avere paura dell'autismo, perché questi ragazzi hanno un'anima, sono come noi, basta avere un po' di empatia, starci vicino e fargli del bene, perché loro meritano questo.